L'ultima chiamata sicuramente è l'appuntamento del prossimo anno. Credo che se in questo anno se non si danno per esempio un partito regolato di quello che dovrà essere la politica, i costi della politica, di discussione, di lite e le opportune, altrimenti c'è il rischio che la politica magari la travolta, ad esempio l'abbiamo trattato per quanto. Dell'ambiente di questo, ci hanno detto che c'è il Parco Nazionale, ma voi pensate che il Parco Nazionale è interdetto a tutti? No, per chi conosce la norma sul Parco Nazionale, condivide e privilegia la sinergia con chi vuole lavorare in montagna, creando occupazione, creando lavoro, creando le cosiddette colture agrarie, condivise, proprio le stimolano. Qui invece, siccome il Parco Nazionale non ci deve entrare nessuno. Questo è capire questo parco a che cosa serve, di chi è, perché a noi diventa un'ostruzione, non un elemento in volano di sviluppo. Questi sono i ragionamenti che noi dovremmo fare. E lo spread Monti qui non c'entra niente. Adesso, caro Gabriele, io volevo brevemente illustrare la cosa che forse più vi interessa, quel progetto di legge che l'anno scorso avevamo annunciato. Oggi è in terza commissione e doveva essere licenziato il 30 luglio, poi è saltato perché ci sono stati anche i problemi legati alle attività del Consiglio. E ci sono questi tre musei che saranno istituiti. Io l'altro giorno ero stato invitato perché in un comune della provincia di Reggio, Motta San Giovanni, che sarà uno dei tre comuni insieme a Pagliarelle di Petilia Policastro e a Colosimi, mi avevano invitato perché loro fanno una manifestazione che si chiama il Minatore d'Oro. Penso che sarete a conoscenza di questo e purtroppo non potevo andare, perché comunque penso che sia più importante venire a Pagliarelle, perché a Motta San Giovanni onestamente ci vado quasi tutte le settimane a Reggio, ma a Pagliarelle una volta all'anno almeno è doveroso venire per questa iniziativa, perché la ritengo un appuntamento importante. Probabilmente non sarà l'ultima volta che vengo a Pagliarelle per questo motivo. E vedete, a parte l'istituzione del museo che tocca ai comuni stabilire qual è la sede, e mi fa piacere che questo ragazzo, ho preso appunto Antonio Garofalo, abbia voluto dedicare un angolo della sua attività proprio per fare in modo. Ma ad Antonio io dico che dobbiamo ringraziarlo e magari il suo materiale metterlo a disposizione di questo. E vedete, l'articolo 2 nelle finalità ci sono la valorizzazione ai fini storici e turistici, perché successivamente il comune, una volta individuata la sede, dovrà anche adottare un regolamento che nei quali parla del servizio di accoglienza per chi viene, perché non può essere solamente un patrimonio per gli abitanti di Pagliarelle, deve essere un veicolo soprattutto per le scuole, per i ragazzi che devono venire a vedere quanti sacrifici e quante sofferenze. Ho parlato poco fa con un minatore, mi diceva 700 metri di quota, quello dice io vado ma non so se ritorno. Con questa alea, così come succede a uno dei lavori probabilmente più difficili, più massacranti, più estenuanti, e sono d'accordo che per questi lavori usuranti ci sia un regime pensionistico diverso, non è pensabile che una persona arrivi fino a 67 anni a calarsi in miniera, perché non ci sono le condizioni psichiche anche per andare a 67 anni giù a fare questo tipo di lavoro, quindi onestamente su questo siamo d'accordo. E questo museo deve essere una memoria, ma non soltanto per tutti quegli eroi di Pagliarelle che sono morti e che il prete durante la fusione religiosa ha voluto ricordare uno per uno, ma che debbano rappresentare per ognuno di questo territorio della provincia il ricordo, il riconoscimento di tanta gente che ha lasciato la propria terra e che con grande dignità ha difeso l'onore e gli interessi dei calabresi nel mondo e soprattutto ha portato grande testimonianza di essere attaccato al lavoro, non alla delinquenza come qualcuno vuole fare, come far passare le comunità calabresi, ma con grande dignità hanno difeso l'onore dell'Italia e l'onore della Calabria in tutto il mondo. Grazie. Pagliarelle, un piccolo comune della Calabria. Terra di emigrazione e di braccia partite per decenni al nord, a scavare le gallerie più importanti della penisola. E ora, da alcuni anni, anche verso il Ticino e i cantieri di Alt Transit.
Un'emigrazione in tutto il mondo che la comunità paga a caro prezzo, anche a livello di vite umane. Gabriele appena può visita la tomba del padre Pietro, morto nel settembre 2010, nella galleria al Transit del Cenere. Quei tanti ragazzi che sono orfani di papà, qui perché hanno perso il papà proprio a causa della galleria. Noi siamo una famiglia di quelli toccati purtroppo da cosiddette morti bianche. Mio papà si è battuto per la dignità e la sicurezza nei cantieri, e quello è per noi è una materia, è una qualcosa di orgoglioso, perché tuttora ci portiamo, porto sempre dietro, ci portiamo dietro, perché con la sua onestà e con le sue battaglie vere, pure, oneste, è riuscito a fare tante cose belle per il paese, ma per chi l'ha conosciuto. In Italia dappertutto non c'è galleria dove non ci sia stato un operaio di Pagliarelle che si è fatto male e ha versato del sangue. Le persone non si suicidano, c'è sempre un lato colpevole dell'azienda dove loro non vogliono ammetterlo. Il primo caso si può lasciare, il secondo anche, ma terzo, quarto, come sarà, 105, 100.000, e non qui qualcuno deve pagare. Gabriele Mirabelli, ciao Gabriele. Ciao a tutti. Ci rivediamo ad un anno di distanza, ecco, dall'altra festa dei minatori qua a Pagliarelle. Sì. È sempre un piacere, insomma, vedere la gente che festeggia e che ricorda il nome di tuo papà, ecco. Sì, io come ripeto come sempre, in tutti gli anni, per me, per noi, per la nostra famiglia è un motivo d'orgoglio questo, vedere sempre la gente così partecipe. Comunque vedere la gente ancora che ricorda papà sempre nelle sue battaglie, quindi per noi ancora, ripeto, è un motivo d'orgoglio. Vabbè, certo. Beh, si sono avuti interventi un po' da gente politica e non, ecco, insomma, abbiamo strappato qualche promessa, qualcosa. Sì, diciamo che quello del museo del minatore fatto dalla proposta della... L'onorevole Dattolo, ecco, ha comunque dato un dato certo, che è quello appunto, diciamo, di questo museo, di questa cosa che si farà per il minatore, sì, che sì. Qui Pagliarelle, insomma, sembra essere, come dire, forse la capitale, ma se non proprio la capitale, però è un punto di riferimento per... Diciamo che questa è una questione che anche mio papà voleva già fare da molto tempo, e se ne parlava spesso, e comunque chiaramente qualcuno avrà colto il messaggio, e questo è per noi è importante. Molto importante. Grazie all'onorevole Dattolo, perché chiaramente la proposta è nata da lui, e ciò sperando sempre che si possa fare al più presto, in modo che Pagliarelle veramente possa avere un museo, visto che come si diceva, come dicevi anche te, questa è come una capitale per i minatori. Sì. Se pensiamo che qui, senza esagerare, l'80% quasi tutti i minatori, diciamo, quindi le ricordiamo anche che il parroco ha ricordato tutti i minatori morti, ecco, no? Esatto, sì. Stefano Pighini, ecco, direttamente da Firenze, lei ci porta una testimonianza più diretta di quello che era il mondo di protesta di Pietro Mirabelli, ecco. Sì, io ho conosciuto Pietro nel 2002, diciamo 2002-2003, in occasione dei primi vagiti delle lotte che poi Pietro portò avanti in quegli anni sul Carlone contro il terzo turno e per una migliore organizzazione interna dei cantieri. Tramite Simona Baldanzi, che è scrittrice e sociologa, siamo entrati in contatto con Pietro, che allora era delegato sindacale sulla sicurezza, e tramite
una serie di iniziative che abbiamo svolto all'Università di Firenze e siamo riusciti almeno parzialmente a far conoscere all'esterno quelle che erano le problematiche di questi centinaia di lavoratori minatori che lavoravano nel Mugello in Toscana e che di fatto erano invisibili fino a quel momento.